Grazie a Giovani è stato presentato anche in provincia. Il piano governativo per permettere ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni inoccupati in cerca di lavoro di avere possibilità di formazione non riguarderà soltanto le grandi città campane, ma anche i piccoli centri. A dirlo è proprio Severino Nappi, assessore al lavoro della Regione Campania, che si dice soddisfatto della presentazione del piano di lavoro anche a Cicciano. Ascoltiamolo. Garanzia Giovani è la scommessa di una comunità e quindi tutta la comunità campana, nella provincia, nelle città, è chiamata a dare una mano. Noi abbiamo grandi risorse a disposizione, abbiamo bisogno che le imprese, il territorio, le amministrazioni locali ci credano. Il segnale di stamattina, con persone che sono attente, interessate, che hanno voglia di conoscere, di sapere quello che stiamo facendo, quello che si può fare, le opportunità per i giovani, tirocini, contratti di formazione, contratti di lavoro subordinato e altri strumenti moderni che servono a dare una mano ai nostri giovani, servono a scuotere l'economia, servono a guardare avanti con fiducia ai prossimi mesi e ai prossimi anni. Un'opportunità concreta, a detta di Patrizia Di Monte, direttrice dell'ARLAS Campania, l'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione, per rilanciare i giovani. Un programma europeo definito a livello nazionale che le regioni sono chiamate ad attuare al massimo delle proprie possibilità. Ascoltiamo. Questo programma prevede che i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso di formazione, a questi giovani debba essere offerta la cosiddetta garanzia, cioè hanno la possibilità di accedere a un corso di formazione, di tornare nei percorsi di istruzione e formazione, di essere accompagnati anche a percorsi di attivazione di lavoro, sia lavoro di tipo dipendente che lavoro di tipo autonomo.